Buongiorno a tutti, io sono Benissimo di Bergamo, appunto che Annalisa Cegna non c'è, quindi questa introduzione servirà un po' da coordinamento poi alla voce degli istituti. Insieme a Mara abbiamo provato a raccontare cosa facciamo per le date del calendario civile scelte oggi. Abbiamo deciso, ma dato che siamo tutti di corsa, la lasciamo lì e servirà a monito, 2019 anche il centenario della nascita di Primo Levi, qualche istituto ha già cominciato a lavorare su questa data nello scorso 27 gennaio, mi piaceva partire da una variante del testo di Levi in un luogo importante, disse questo uomo, dove le parole diventano immagini e dove Levi appunto scrive evoca i musulmani e scrive la mia memoria, essi popolano la mia memoria, nel 47 in quel linguaggio aspro che ci insegnava, che tanti ci hanno insegnato da amare, al posto della parola memoria c'era la parola fantasia. È una variante cruciale, se pensate appunto a il luogo in cui è, il luogo testuale in cui è una variante che a me ha interrogato molto sia nel mio lavoro di direttrice dell'istituto che di storica. Qui mi piace ricordarla con voi perché secondo me mette a fuoco due problemi di cui lavorare sulle attività dell'istituto mette a fuoco. La prima, penso che questa variante ci obbliga a pensare che quando lavoriamo sulle leggi memoriali, sulla memoria, stiamo parlando delle forme con cui il passato emerge nel presente. Non dobbiamo, dobbiamo sempre interrogarci in qualche modo su come le leggi della memoria agiscono sul nostro immaginario. E voi lo sapete da un po' che intanto mi ripeto, mi scuso, io penso che i nostri istituti debbano prendersi cura dell'immaginario della nostra Repubblica. Dall'altra parte mi piaceva partire da questa frase perché sappiamo benissimo che quando Primo Levi l'ha scritta usando la parola fantasia non memoria, si sentiva uno squilibrato innocuo e alla fine del suo percorso di testimone si diceva ormai sono un guru della memoria. E proprio a partire da lì io questa frase la sento come pungolo a non dimenticare che se non consideriamo la memoria come sovversiva, come voglia di trovare gli spazi, la libertà di creare modi sempre nuovi di interrogare il passato perché questo ci interroghi nel nostro presente, credo che abbiamo perso una sfida come istituti. Con questa premessa vado velocissima, scusatemi, ma vorrei arrivare al dibattito. Comunque questa premessa di Mara Minuscolo, una collaboratrice dell'Istituto della Resistenza, con la quale abbiamo lavorato sui dati, perché lavorare sui dati della rete degli istituti su quattro giornate della memoria vuol dire lavorare su tantissimi dati. Come abbiamo fatto? Abbiamo deciso questa volta, perché c'era Macerata, l'avevamo fatto istituto per istituto, stavolta abbiamo provato a voler interrogarci su come appariamo come rete, come appariamo nel nostro sito del PARRI, il famoso sito che... sul portale, scusate, che sarebbe l'ultimo chiamare sul portale, sul portale del PARRI, va bene, stava per dire, grazie, e vedere lì come ci raccontiamo, cosa ci raccontiamo. Dall'altra parte, credo che oggi è stato detto tante volte, le leggi memoriali ci portano nel cuore del confronto tra generazioni sul passato. Leggi fatte dagli adulti che poi però agiscono dentro nelle scuole e insomma in qualche modo vengono lasciate in eredità. E quindi abbiamo voluto provare ad analizzare le nostre relazioni di fine anno, quelle che mandiamo al Ministero. Sui numeri poi adesso, sui numeri. Questi dati finiscono per avere dei dati assolutamente parziali. E poi lo capiremo, però abbiamo deciso di usarli perché credo che la loro parzialità ci dica qualcosa anche di noi come istituti e come rete. Allora, qua. Prima osservazione. Le leggi memoriali occupano uno spazio sul nostro portale. Sono 9 date.
Ogni data è suddivisa in tre spazi: leggi, percorsi tematici e attività dei singoli istituti. Le quattro date di cui ci siamo occupati oggi sono tutte presenti sul portale. E lo vedete lì dove... La prima osservazione sconcertante, ma non ignota, e soprattutto Igor lo sa, ma la poniamo oggi qua tutti insieme così: dei 65 istituti associati, dei 12 enti collegati, sulle quattro date di cui stiamo parlando abbiamo le attività solo di 15 istituti. Quindi in questo caso penso che bisognerà con serietà chiederci perché noi istituti non mandiamo e dall'altra parte il nostro gruppo dirigente chiedere perché non la usiamo quella pagina, cos'è che non funziona. Essendo di qua e di là, me la prendo tutta. La seconda osservazione: globalmente possiamo dire che il Barmi ha introiettato quella che è la memoria repubblicana ufficiale, senza essere dall'altra parte portatori di particolari stimoli per la comunità. Siamo difensori di un uso non strumentale della memoria, rischioso di un uso strumentale, di un uso politico della memoria, rischioso per la libertà di ricerca, della ricerca storica. Il caso di Trieste è lì a non dimenticarlo. Adottiamo spesso le mode memoriali in cui viviamo senza metterle troppo in discussione. Tre esempi. Allora, queste sono le pagine delle quattro date, i percorsi tematici, lo vedete lì su Trieste, c'è appunto questo, sulla giornata del ricordo e Trieste c'è questo avviso importante che vi appare in giallo, e poi sotto tutte le attività che gli istituti propongono. Allora, perché dico che sostanzialmente adottiamo un po' le mode memoriali e rispettiamo il calendario civico? Da più parti, anche oggi l'abbiamo sentito, dentro gli organi di direttivi, gli storici, si sottolinea l'esigenza di avere una prospettiva europea, una dimensione internazionale per leggere la storia della resistenza. Nelle nostre leggi memoriali non c'è la giornata dell'Europa, che pur alcuni istituti fanno. Non abbiamo sul nostro sito proposte di date alternative a quelle che l'Italia ha adottato come date del calendario civile. Per esempio abbiamo parlato di donne, sappiamo che gli istituti lavorano sulle donne. L'8 marzo, esattamente come non è una data adottata dal calendario civile italiano, non è una data che noi segnaliamo. I percorsi tematici che noi proponiamo in questi approfondimenti recepiscono molto, dicevo, la sensibilità contemporanea. Sul 27 gennaio abbiamo il testo di legge, che per l'Italia ha tante declinazioni. I percorsi tematici sono tutti sulla Shoah e inquadrati su una sovrapposizione di giorno della memoria, giorno della Shoah. Proviamo a considerare adesso la mia terza slide. Se prendiamo le attività specifiche che proponiamo istituto per istituto, istituto per istituto, data per data. Globalmente lo vedete qua. Quelli là sono le allora ogni grafico lo so, doveva essere molto più grande, ma non c'è niente a fare, vero? Ogni grafico ha quattro colonne che sono le nostre quattro giornate memoriali. Fai lo zoom sul grafico, sì. Qualcuno mi ha messo su questo sito dovrebbero arrivare tutte le proposte che gli istituti fanno. Le abbiamo considerate escludendo quelle dedicate alla scuola, perché della scuola parliamo dopo.
Ed è significativo che noi però nelle leggi memoriali mettiamo anche quelle nella, della, della scuola, lo apro come parentesi. Globalmente l'abbiamo visto, gli istituti lavorano, se lo guardate tutti, glieli fa rivedere tutti insieme, no? Gli istituti lavorano okay. Con la collettività, escludendo le scuole, ma con la collettività nel suo generale, soprattutto il 27 gennaio. È lo stesso per la scuola, l'abbiamo ridetto oggi in 100.000 maniere. Sui 15 istituti che, se ci pensate, sono i più bravi tra noi, quelli solo che hanno la, anche solo la, evidentemente quelli più organizzati, che riescono ad arrivare non all'ultimo e non dimenticarsi di comunicare, che sono quelli che hanno la consapevolezza che se fanno una cosa lo dicono al nazionale per fare rete. Ecco, su questi 15, solo due iniziative con le amministrazioni vengono fatte per il 25 aprile, 8 per il 27 gennaio, vuol dire che noi lavoriamo con le amministrazioni non più il 25 aprile. Non lo so bene come interpretare questo dato, però mi sembra significativo che tra tutte le iniziative segnalate nelle quattro date, l'unica in cui compare una collaborazione con una prefettura è per il 27 gennaio. Vuol dire che gli istituti continuano a essere una voce scomoda dentro le celebrazioni del 25 aprile? Può essere, vuol dire che noi non cerchiamo un rapporto? Non lo so, il dato poi è parziale, quindi apre domande ma non vuole dare sicuramente delle risposte. È certo che ogni volta che noi interveniamo con le istituzioni portiamo la voce della storia, la prolusione storica che viene affidata all'istituto. Ecco, rispetto a tutto quello che ci eravamo detti ad oggi, se togliamo, okay, quelle sono sulle celebrazioni ufficiali, le mostre, dobbiamo guardare gli altri tre dati. Ti chiedo, quando dici celebrazioni ufficiali, cerimonie, cerimonia ufficiale in cui è chiaramente esposto. Allora, poi naturalmente magari è descritto male, però guardando tutti i volantini è il chiaro volantino della cerimonia ufficiale per il 25 aprile in un paese, in una città, la prefettura, quella che dicevo io, a Genova, così. Se lo vedete poi abbiamo diviso, allora, quelle sono le cerimonie, le mostre, conferenze e altro. Ok? Visto che abbiamo detto dell'importanza delle forme, mi piacerebbe provare a riflettere sugli altri insieme, sugli altri tre grafici. Allora, i dati erano troppo esili per provare a creare un confronto tra le diverse modalità che gli istituti adottano data per data, perché alcuni non c'erano proprio, per questo abbiamo fatto l'insieme delle date. Se li guardate, produciamo mostre tantissime per il 27 gennaio, diffondiamo la Shoah sul territorio, anche perché spesso sono mostre, qui sono citate una volta, ma che vengono ripetute in tanti comuni. Sicuramente è chiaro che noi siamo presenti e siamo presenti quasi comune per comune nei nostri territori. Non esistono mostre per il 25 aprile, o meglio, esistono, ma dobbiamo recuperarle dentro nelle attività con le scuole. Nelle attività ufficiali noi non le facciamo. Non le facciamo, non vogliamo dirlo, non lo so, però ritorna per me a essere uguale. La modalità classica della conferenza è ancora quella che funziona meglio su tutte le date. Siamo bravi a fare delle lezioni di storia. Forse allora si apre però la grossa domanda, forse di fare lezioni abbiamo perso il contatto con la collettività, punto di domanda, o allora il discorso che oggi facevano sulle parole, forse bisognerà cercare di capire che cosa dire, insomma, è comunque la nostra. Un'ultima osservazione sull'altro, perché di solito è sempre nell'altro che credo che si annida
quella sperimentazione che noi istituti facciamo anche dentro il calendario civile. Uno, in questo altro ci stanno dentro tantissimi percorsi sul territorio. Credo che poi sempre di più per il 27 gennaio, però insomma gli istituti hanno una capacità di andare sul territorio e raccontare attraverso i territori la storia, i percorsi cittadini, sono ormai qualcosa che tanti istituti fanno, cioè cittadini, provinciali, nelle valli, insomma il territorio interrogato attraverso la storia. Pochissimo, anche se esiste, il dialogo con gli artisti contemporanei, e le abbiamo sedute qua davanti. Carpi per il 27 gennaio 2019 propone una mostra con un artista, Antonello Fresu, un artista contemporaneo. Ristoreto ha provato di dialogare con Renato Sarti e il Tram di San Vittore. Se no mancano completamente, credo che anche questo, se parliamo di leggi memoriali, se parliamo di sensibilità, dovremmo provare a interrogarci se come storici non dobbiamo prendere più a fondo il rapporto con gli artisti contemporanei e cercare di studiare il loro modo di interrogare la storia. L'altra cosa che mi sembrava interessante è che abbiamo un dialogo con i giovani nella scuola. Non solo, nell'altro è finita anche questo dialogo con il gruppo Heritage, quindi il tentativo di alcuni istituti di rintracciare il dialogo con i giovani fuori dalla scuola, con giovani o insomma forse quelli che una volta sarebbero stati giovani uomini, non proprio giovani nel senso insomma donne e uomini quasi adulti, ma insomma che ecco, è fuori dall'ambito strettamente scolastico, ma provando ad andare a interrogare i loro luoghi di aggregazione o di voglia di collaborare. Sono bambini. Ah, sono addirittura bambini. Allora non l'avevo capito. Dalla Siria. Vedi, ecco, perfetto. Era una roba che non, insomma, mi sembrava particolarmente interessante e non è. Allora, se consideriamo le scuole. Ditemi quanto ci ho perché ho 5 minuti. Abbiamo deciso di considerare il rapporto con i giovani attraverso il rapporto che gli istituti hanno con le scuole per come emerge dalle relazioni che annualmente 43 dei nostri istituti presentano per poi avere il comando. Quindi lo sappiamo tutti come compiliamo quelle cose lì, però le compiliamo, prima o poi non è anche che ci mettiamo anche a leggerle oltre che compilarle tra una roba e l'altra. Qui le avete e i dati non fanno altro che confermare quello che ci dicevamo prima. Sono tantissime rispetto alle attività che proponiamo nella rubrica leggi memoriali fuori da quelle delle scuole. Le attività che proponiamo attraverso le nostre relazioni, tanto che io credo che dovremmo aprirci un interrogativo guardando il sito, guardando il portale nelle rubriche leggi memoriali, guardando quello che produciamo come relazioni al ministero, dovremmo cercare, credo, di interrogarci sul ruolo che vuole avere l'istituto inteso come rete degli istituti, agenzia formativa, centro di ricerca. Non ce ne sono tantissime di iniziative che propongono delle ricerche inedite, sono certe volte dentro il 27 gennaio, dove spesso rendono più articolata quella visione invece giorno della memoria Shoah, nel 2019 proponendo tante iniziative sugli internati militari, per esempio, forse perché sollecitati da una dimensione europea che in Germania con tutti i vari musei che stanno aprendo sugli internati militari vengono a chiederci. Sicuramente sia a partire dal portale Leggi Memoriali, sia dalla massa di iniziative che facciamo dentro le scuole, appariamo chiaramente come un'agenzia formativa. Allora, sulle scuole. Abbiamo detto 27 gennaio si ripropone, la sproporzione direi che è evidente, sulle
82 contro, insomma, contro 22, contro 17, cioè non so come dire, è la richiesta della scuola probabilmente, giustamente 2 giugno e 25 aprile dicevate vacanza, non chiede più nessuno, giorno del ricordo, 22, però fa strano che insomma non so, la data centrale del nostro, della storia che conserviamo negli archivi, proponiamo meno iniziative di quante ne proponiamo sul giorno del ricordo. Fa strano come, come, insomma, non so come dire, come è, avete capito. A scuola, aspetta, giusto per dirvi, vi dicevo, il binomio giorno della memoria Shoah, che è vero e evidente, vi dicevo, noi lo assumiamo sul portale, nelle leggi memoriali, nella rubrica percorsi didattici, percorsi tematici. Lo riproponiamo a scuola, allora, scusate, percorsi tematici. Le attività degli istituti lo disarticolano, a scuola c'entriamo per raccontare la Shoah. Su 82 iniziative, solo 10 non sono dedicate espressamente al genocidio degli ebrei. Dirò di più, ciascuna iniziativa porta nel cuore del territorio questo tema, lasciando in qualche modo il contesto generale come per dato. È evidente che è un tema su quale probabilmente ci sentiamo come collettività più sicuri, e gli istituti vanno a portarlo dentro nella realtà del territorio. Su un tema come il 10 febbraio troviamo invece degli interventi che contestualizzano di più la data, la portano meno su ciascun territorio, poche sono gli istituti che lavorano sugli esuli, cosa che potrebbe essere, invece cerchiamo giustamente di inquadrare storicamente quella data. Un'ultima osservazione, perché mi sa che il tempo è scaduto, le modalità, le abbiamo messe qui e poi so che gli istituti che vengono dietro, insomma, che intervengono, per come Annalisa aveva previsto il dibattito, vi facevano entrare un po' nella modalità con cui ciascuno lavora dentro le scuole e fuori dalle scuole. Io qui ho messo alcune, abbiamo cercato di sintetizzare i dati sulla scuola per forme diverse, le conferenze, le mostre, le alternanze scuole-lavoro, la visione di un film o di uno spettacolo, le visite a mostre. Lo vedete, sostanzialmente andiamo ancora, soprattutto nelle scuole, a fare delle lezioni, a fare degli incontri, a fare degli workshop, ce ne sono workshop più o meno laboratoriali, insomma, però sostanzialmente andiamo a fare lezioni a scuola. Poche, e qui mi viene in mente questa osservazione che dicevo ieri sera quando parlava Marta, pochissime sperimentazioni di alternanza scuola-lavoro, che invece credo che legate alle leggi memoriali avrebbero una carica in più, perché in fondo le alternanze scuola-lavoro, i ragazzi che vengono da noi potrebbero imparare a capire come la memoria è una scelta, come si organizza un evento culturale, come in qualche modo il nostro mestiere è un mestiere che dialoga con la collettività, e soprattutto provare a dare una risposta a questo grande interrogativo che è l'alternanza scuola-lavoro. Adesso forse non c'è più, quindi abbiamo passato la cosa, però era per me un modo per vedere come appunto le novità che sono nella scuola, dei metodi che sono nella scuola, noi come istituti li recepiamo, ci lavoriamo sopra.